a tutti quelli che come me hanno appena aperto Google e hanno visto l'88° anniversario della nascita di Italo Calvino. E allora, cioè, viene da dire, chi è che era Italo Calvino? Già, quello che aveva scoperto come trapiantare i capelli, e da lì era un po' Calvino, e poi dopo non è più stato Calvino, ma ha avuto i capelli. A me cioè, mi viene il dispiacere solo a vedere tutte quelle masse di ragazzi che il sabato sera, la domenica sera escono, capito? Bevono, fumano, perché mi viene da dire, beh, ho 40 anni, non ho la casa, non ho la macchina, non ho il lavoro, esco, bevo e fumo e non so neanche chi cazzo è Italo Calvino.